Cari fratelli e sorelle, buona giornata. Iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ci rivolgiamo al Signore con le parole del primo salmo delle lodi mattutine di oggi, mercoledì della seconda settimana di Pasqua. Il salmo è il 76 ed è intitolato Dio rinnova i prodigi del suo amore. Si fa riferimento al grande prodigio del passaggio del Mar Rosso che segna la Pasqua ebraica e per noi diventa memoria di quei prodigi che chiediamo che il Signore rinnovi ancora oggi nella nostra vita. La mia voce sale a Dio e grido aiuto, la mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto. E il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi, e forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo. I figli di Giacobbe e di Giuseppe dividero le acque, Dio, dividero e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel turbine. I tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa. Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dividero le acque, o Dio, nel mare hai guidato il tuo popolo. Alleluia. Ascoltiamo un brano della parola di Dio che ci fa riflettere ancora sulla virtù della prudenza, la prima delle quattro virtù cardinali, il cardine della vita retta e giusta dell'uomo. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 14, dal versetto 28 al versetto 33. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re? Partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000. Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Cari fratelli e sorelle, questo brano del Vangelo secondo Luca ci presenta una parabola,
Perché dice questa parabola il Signore Gesù? È spiegato al versetto 33. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi. Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli dalla pesantezza, dalla capacità di essere un ostacolo ingombrante che le ricchezze possono avere per un uomo e per un suo discepolo. La ricchezza a volte prende il cuore della persona, lo acceca, non gli fa vedere più la rettitudine, la giustizia, neppure gli affetti, e per le ricchezze tante persone commettono numerosi delitti. Per la ricchezza si dimentica il bene e si può dimenticare di seguire il Signore rettamente. Per questo Gesù dice: così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. E racconta una breve parabola con due episodi: quella del costruttore di una torre che non si mette a calcolare. Chiunque di voi, dice, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e mette mano a quest'opera solo se ha i soldi, se ha le risorse necessarie per portarle a termine. E poi fa un altro esempio: colui che va in guerra, un re che va in guerra contro un altro re e calcola quanti soldati ha a disposizione per poter affrontare la battaglia. Altrimenti, ecco, se non ha le truppe necessarie, chiede di fare un accordo di pace. Vedete, sono tutti e due episodi che invitano alla prudenza. La prudenza di colui che calcola per costruire una torre, una casa rilevante, e di colui che va in guerra. E ci rendiamo conto che se nella nostra vita non calcoliamo in maniera giusta quelle che sono le nostre risorse, quelle che sono le conseguenze del nostro agire, ci troviamo in una situazione a volte irrimediabile. E penso in modo particolare al bisogno di prudenza che c'è in questo tempo. Purtroppo, con le belle giornate e alla notizia che siamo vicini alla fase 2, tante persone allentano quelle che sono le necessarie precauzioni. Si esce molto più frequentemente, non si mantiene una distanza di sicurezza, ci si ferma tranquillamente in fila davanti a uffici e a supermercati senza la necessaria distanza, o parlando o non usando addirittura le mascherine. Sono tutti atteggiamenti questi di grande leggerezza, sono atteggiamenti che non sono tipici di una persona prudente, e forse le conseguenze che stiamo pagando anche a Cerignola e in tante altre città dovrebbero farci riflettere. Il fatto che mentre nel nord Italia, in alcune città del nord Italia dove ci sono stati molti contagi e molti morti, i numeri cominciano a calare, a Cerignola i numeri aumentano, anche se di poche unità, ma sappiamo che poi il contagio è qualcosa che si propaga e diventa incontrollabile. Stiamo dimenticando la prudenza, stiamo dimenticando di calcolare, come ci dice Gesù nel Vangelo, ecco, se abbiamo le risorse per poter affrontare una situazione nuova. Dico questo non per essere allarmista, ma per richiamarci a questa grande virtù che ci aiuta ad andare verso il futuro con un grande senso di responsabilità. Ieri, commentando il brano di Salomone, vi dicevo che la prudenza è uguale a sapienza, e nel Medioevo si usavano i due termini interscambiabili tranquillamente. Si usava la parola sapienza per dire prudenza. Quando noi non mettiamo in atto determinate regole, noi siamo non solo imprudenti, siamo insipienti. E mi piace riportare la frase di un economista italiano, un grande economista italiano di matrice cattolica, il professor Stefano Zavanni, il quale dice: si è voluto far credere che prudente è il soggetto che teme di prendere decisioni,
perché è avverso al rischio. Tante volte noi ridicolizziamo la prudenza per questo motivo e facciamo passare il prudente per una persona paurosa. Ma dice, la prudenza è esattamente il contrario. È piuttosto la virtù di voler guardare lontano per mirare al bene comune. Guardare lontano, come chi deve costruire la torre vede già alla realizzazione di questo progetto e si interroga sulle risorse, come il re che va in battaglia guarda la vittoria e si rende conto se ha le forze necessarie. Non si tratta, con la prudenza da mettere in atto, di guardare solo a un bene personale. Questo potrebbe essere bello, buono, ma potrebbe, ecco, sapere ancora troppo di calcolo. Invece la prudenza che siamo chiamati ad avere è in vista di un bene comune, è la virtù di voler guardare lontano. E il voler guardare lontano in questo momento storico significa voler guardare ad una situazione sociale, economica, che ritorni alla normalità, una situazione nella quale ciascuno possa tornare alle proprie attività, al proprio lavoro, alla scuola, alle relazioni familiari e sociali e a quelle ecclesiali. Non dimentichiamo che da più di un mese ormai le nostre chiese sono chiuse e non ci sono più celebrazioni con il popolo. Allora tutto questo ci invita ad avere prudenza, tenendo conto che non siamo noi a poter stabilire i tempi in una situazione di pandemia nella quale si cammina un po' a lume di naso. La prudenza è ancora più necessaria oggi. Prima di rivolgerci alla Madonna di Ripalta con la nostra preghiera tradizionale, voglio accostare alla pagina del Vangelo, alla frase del professor Zamagni, due immagini, perché le virtù cardinali, come le virtù teologali, nella storia dell'arte sono molto presenti, soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento. Diventavano la Bibbia dei poveri, la catechesi dei poveri. Si guardava un'immagine e anche chi non sapeva leggere e scrivere, e nel passato erano tantissime le persone che erano purtroppo analfabete, attraverso queste immagini comprendeva il valore della prudenza. Ecco, anzitutto questa immagine che si trova nella Cappella degli Scrovegni a Padova ci raffigura la prudenza come una donna che ha in sé qualcosa di mostruoso. Ci sono due teste, la testa di una donna anziana che guarda al passato e la testa di una donna giovane che guarda verso il futuro. Questa figura bicipite ha in mano un compasso e ha in mano degli strumenti che servono per calcolare. Ecco, la prudenza colei che fa i conti e che ha questi due volti, e dobbiamo comprendere questi due volti, forse riusciamo a farlo meglio anche tenendo presente questa incisione medievale che ci presenta ancora una volta una donna, questa volta non più con due teste ma con tre, una che guarda al passato, il volto di una donna anziana, al presente di una donna matura nel fiore dei suoi anni, e poi di una giovinetta che guarda al futuro. E questa figura tiene in mano un serpente e lo domina, è segno che la prudenza è capace di maneggiare, per così dire, il pericolo, di tenere a freno il pericolo, di tenerlo lontano, così come gli esperti che sanno gestire anche i serpenti li tengono lontano e fanno sì che essi non li mordano. Perché queste tre teste? Perché questi due volti? Perché essi stanno ad indicare la capacità di fare tesoro del passato, agire prudentemente nel presente affinché non sia deturpata l'azione futura.
È proprio questa una frase che in latino è posta su una immagine allegorica della prudenza di un grande pittore italiano, Tiziano, il quale sotto l'immagine di un uomo con tre teste, ecco anche qui l'allegoria del volto di un anziano, di una persona matura e di un giovane, scrive: facendo tesoro del passato, agire prudentemente nel presente affinché non sia deturpata l'azione futura. E oggi vogliamo chiedere al Signore di essere tutti quanti più prudenti, di essere più attenti al bene comune che è in gioco in questo momento, per non compiere azioni che possono essere avventate e che possono purtroppo sia diffondere il contagio del coronavirus e sia prolungare questa situazione di necessarie misure di contenimento che, se non ci sono frutti, certamente potranno continuare. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vergine bella, madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo. Stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Salute degli Infermi, prega per noi. Maria Vergine Prudente, prega per noi. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.